Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di acquisti, video velocissimo, o almeno spero di essere veloce, poi come al solito mi perdo in chiacchiere, però insomma cercherò di essere veloce. Scusate, l'aspetto sembra un po' una pazza, lo so, questo video non era in programma, ma visto che ho trovato un po' di prodottini ancora nello stand in negozio da Lidl, ho deciso di girarvelo subito, perché magari chi è nelle mie zone riesce a passare in negozio e trovare ancora, qualche prodottino se è interessata. Quindi, come avete letto, dal titolo, stiamo parlando di un'edizione limitata, in vendita da Lidl in questo momento. Ho visto diversi video di altre ragazze, diverse, un paio in realtà, diversi video, come se ne avessimo visto mille, un paio di video sull'argomento di altre ragazze che li hanno acquistati, per cui ho provato a fare un giretto in un Lidl che hanno aperto adesso vicino a casa mia. Ne hanno aperti due, tra l'altro, nell'ultimo periodo. Prima dovevo andare in Culonia per andare da Lidl, adesso ne ho due abbastanza vicini. Cioè vicini, uno è un percorso che faccio sempre per andare al lavoro, quindi comunque abbastanza comodo, un altro invece è proprio vicino a casa. Non ci vado spessissimo, anche perché ultimamente la spesa sta andando più Nicola a farla e quindi io ci vado solo se so che devo proprio prendere qualcosa che cerco nello specifico. In questo caso appunto sono andata io perché avevo addocchiato queste cosine e quindi volevo vedere se c'erano in questa Lidl vicino a casa e fortunatamente c'erano, anche se non è una Lidl molto grande. Forse a maggior ragione non è così frequentata e quindi non lo so, mi è andata bene? Boh, vabbè, comunque. Allora, ho qua lo scontrino con tutti i prezzi, così vi posso dire poi nello specifico. Io ho speso praticamente 40, no, scusate, 29,40, quindi 30 euro per queste cose. Però sono comunque insomma contenta e soddisfatta perché ho fatto un po' di scorta di buoni prodotti. Allora, stiamo parlando di non di prodotti Sien, che è la linea, diciamo, quella proprio di Lidl, diciamo, linea beauty Lidl, ma di un brand che viene venduto da Lidl, che io prima acquistavo lì, oppure da DM, poi da DM non l'ho più trovato e quindi diciamo che lo potevo trovare soltanto da Lidl, ma non c'era neanche sempre, quindi non è una linea permanente. Però insomma, ogni tanto riforniscono con delle cosine proprio interessanti. In particolare, appunto, stiamo parlando di PH Bio. E nello specifico della linea Vegetal, che è questa qui appena appunto uscita. PH Bio, non so se riuscite a vedere sul trasparente, PH Bio Vegetal. Allora, sono uscite praticamente diverse referenze, bagno doccia, come appunto questo che ho in mano, shampoo, balsamo, creme corpo e creme viso. Vi dico già che io non ho preso creme corpo perché non le utilizzo. E in questo momento specifico della mia vita sto utilizzando dei prodotti specifici, appunto, e quindi non utilizzo altre creme corpo. In generale non utilizzo quasi mai creme corpo, tutte le volte che le ho acquistate effettivamente ho fatto fatica a smaltirle, ad utilizzarle. Adesso sto usando principalmente prodotti antismagliature, quindi olio di mandorle, proprio olio di mandorle. E non utilizzo altro, ecco. Creme viso erano molto interessanti. Ce n'erano di tre tipologie, se non sbaglio. Sì, come per bagnoschiuma, shampoo e balsamo, anche in questo caso c'erano tre, chiamiamole profumazioni, gusti diversi, tipologie diverse. Ecco, così anche per le creme viso ce n'erano tre, se non erro. Quindi che so, per la pelle mista, per la pelle secca e per la pelle matura, sparo, non me lo ricordo.
ma ho deciso di non acquistarle perché sono murata di prodotti per il viso. Le creme è uno di quei prodotti che faccio più fatica a smaltire. Ne ho diverse appunto di scorta da utilizzare. Se fosse stato un siero, probabilmente sì, perché sono un'appassionata di sieri e di tonici. Sono i due miei prodotti, diciamo, per il viso che consumo di più, uso di più e acquisto di più, insieme ai contorno occhi e vabbè, anche alle acque micellari, però vabbè, quello è un'altra cosa. Comunque, sta di fatto che ho deciso di non acquistare le creme viso, avevano anche un prezzo leggermente più elevato, stiamo parlando di 4 euro e qualcosa, niente di eclatante, considerando che comunque una crema viso ha un suo formato da 50 ml, era un bel barattolino, quindi non il tubo ma il barattolo. Insomma, se vi interessano, se siete alla ricerca di una buona crema viso biologica low cost, perché no, potete provarla. Buona, dico io, conoscendo il marchio, il brand, ecco, poi non avendole provate, non lo so. Però sicuramente è un buon prodotto a livello di inci, quello sì, perché appunto PH Bio è un brand certificato IAB, ha certificazione appunto cosmetica, quindi Eco Bio e anche Vegan, ok. E quindi appunto è un prodotto biologico certificato. Mi sono data a shampoo e balsamo perché in passato li ho utilizzati di PH Bio, ve ne ho parlato in diversi video e mi sono sempre piaciuti molto, soprattutto i balsami. Secondo me sono tra i balsami in commercio biologici e comunque diciamo low cost tra i migliori che ho provato, e mi era molto dispiaciuto non averne più trovato nessuno in giro. Non ero andata neanche alla ricerca, devo essere sincera. Però, insomma, mi ero trovata bene. Ultimamente ne avevo finito uno che non so se avete già visto, se ho già pubblicato o meno il video di prodotti finiti. Comunque dicevo, cavolo, però era proprio valido questo balsamo, peccato che non ce l'ho più nelle scorte. E quando poi ho visto che era uscita questa linea, ho detto no, vabbè, vado e vado a recuperare. Ho preso tante referenze, quasi tutte, quelle per i capelli, anzi tutte, perché comunque so che è difficile poi reperirle di nuovo, proprio perché sono delle edizioni limitate. Il mio consiglio spassionato è: visto comunque il piccolo prezzo, se siete sicure che è un prodotto che utilizzate, che vi può piacere, non lasciatelo sullo stand sperando di poter tornare la settimana dopo a riprenderlo, magari, perché è difficile che poi possiate trovarlo di nuovo. Io già mi sono stupita di aver trovato questi sullo stand, quindi era tutto in disordine lo stand, però c'era qua quasi praticamente tutto. Quindi ho visto le tre creme, sia corpo che viso. I bagno doccia, che vi faccio subito vedere, io dei bagno doccia ne ho presi due, non volevo esagerare, almeno mi sembra, sì. Ne ho presi due su tre, e ho preso il bagno doccia rivitalizzante con estratto di zenzero bio e vitamina C, che mi ispirava, quindi è questo qui, pagato 2,89 euro, almeno. Sì, sono 500 ml, quindi comunque un bel formato. 2,89 euro, diciamo che per un prodotto biologico è comunque un ottimo prezzo. E quindi insomma ho voluto comunque acquistarlo. E sono andata anche cioè mi piaceva anche l'idea che avesse. Non dico la profumazione perché non l'hanno usato, però sì, una tipologia di bagno schiuma che non sia prettamente femminile, perché spesso Nicola si lamenta del fatto che acquisto tutte cose un po' così con profumazioni troppo femminili e quindi spesso vado alla ricerca di qualcosa di specifico per lui, più da masculo, che così è contento e dice che non puzza di donna quando si lava, ecco.
Questo mi sembrava abbastanza unisex, come tipologia e insomma poteva andare bene insomma per entrambi. Vitamina C è uno degli ingredienti che in questo momento sto apprezzando e ricercando molto, per cui insomma preso, che è questo, che è mezz'ora che ho in mano così. L'altro molto molto simpatico anche lui è un bagno doccia nutriente con estratto di zucca bio e peptidi. Quindi questo qui, packaging sempre bellissimi. Adesso questo si è un po' spatarrato perché è tipo una settimana in realtà che ce li ho nella borsa. Infatti questo video credo che a differenza degli altri mi metterò a montarlo subito per caricarvelo il prima possibile, proprio per evitare che possiate perdervi i prodotti poi in negozio. C'ha questo tappino in finto legno, perché poi non è legno ma è ancora plastica, però molto molto carino esteticamente. Ecco qui, questo è quello appunto con la zucca e i peptidi. Questi proteggono e nutrono la pelle, mentre qui diceva rivitalizzante con estratto di zenzero bio e vitamina C, dà le proprietà antiossidanti e protettive ed eterga la tua pelle delicatamente rispettando il normale pH fisiologico. E vabbè, insomma, questi, come vi ho detto, 2,89 euro. Poi ho voluto prendere tutte e tre le varianti di shampoo e balsamo. Li tiro fuori dal sacchetto così ve li faccio vedere. Perché appunto questo è un prodotto che mi piace moltissimo. Allora, partiamo dal purificante. Vi faccio vedere. Ecco qua, balsamo e shampoo purificante con finocchio bio e pantenolo, che sono questi due. Quindi questo è lo shampoo. Questo è un formato di 250 ml, non è tantissimo, ma devo dire che ne basta poco. Io in questo momento ne ho in uso uno di pH bio. Il balsamo lo finisco molto più velocemente perché avendo i capelli molto lunghi, per andare a nutrirli bene, per far sì che vada a lavorare bene sul mio capello ne serve un pochettino di più, mentre lo shampoo mi concentro maggiormente nella parte alta della testa, faccio molta schiuma nella parte alta e poi vado a metterne un po' di meno sulle lunghezze e poi comunque si sciacqua tutto via. Mentre comunque per il balsamo deve rimanere un po' più in posa e quindi al contrario lì vado sulle lunghezze partendo praticamente da qui, che è la zona dove mi si formano più nodi, perché avendo sempre questa cavolo di treccia, spesso questa treccia un po' così anche spettinata, mi si fanno i nodi in questa parte, quindi parto da qui mettendo il balsamo, andando per le lunghezze e poi un po' anche nella parte alta. Però sicuramente ne serve di più e infatti ho finito prima il balsamo e ho invece ancora in uso lo shampoo. Un po' mi è rimasto lì anche perché lo stavo alternando con un altro prodotto. Però devo dire che comunque, nonostante il formato piccolo, piccolo tra virgolette, piccolo rispetto magari ad altri shampoo e balsamo, devo dire che comunque è un buon formato e appunto non mi dura poco. Ecco. Allora, questo è purificante con appunto estratto di finocchio bio che aiuta a mantenere i capelli idratati, prevenendone l'indebolimento e donando un aspetto forte e luminoso. E appunto questo è invece il balsamo. Packaging veramente, veramente carini. Sul finocchio così belli belli belli. Ovviamente, visto che li ho presi entrambi, sia shampoo che balsamo, li utilizzerò in combo e sono veramente molto molto curiosa di provarli. Poi ho preso sempre con la zucca, quindi rinforzante in questo caso per quanto riguarda i capelli, sempre shampoo e balsamo, sempre 250 ml. Il prezzo di questi, che non vi ho detto, sono il balsamo 2 euro e 80, no, 2,89 euro, sì, e anche lo shampoo 2,89 euro. Io avendone preso tre pezzi, praticamente, vabbè, sullo scontrino ho 8,67 euro, ma sono
sono appunto calcolato per tre pezzi, però cada uno sono 2,89 euro, quindi lo stesso identico prezzo del bagno doccia. E questo è con appunto zucca bio e cheratina, quindi praticamente è appunto rinforzante con estratto di zucca biologico e cheratina ricchi di vitamine, antiossidanti e oligoelementi che aiutano a rinforzare la fibra capillare, donandogli un tocco più sano e setoso. Sicuramente rispetto a quello purificante, questo qua rinforzante sui miei capelli sarà molto meglio, però ho intenzione quello di purificante di utilizzarlo magari in piena estate quando sudo un pochettino di più e quindi anche il capello, avendo magari il capello lungo, il caldo e tutto, si va a insozzare di più e quindi pensavo di tenermi il purificante per l'estate, il rinforzante, vabbè, va bene sempre. Così come il rivitalizzante con il pomodoro, ecco qui, pomodoro e vitamina C. E questo che dice, dà le proprietà antiossidanti che aiutano a prevenire la disidratazione e donano ai capelli morbidezza ed elasticità. Questo vi ho letto le cose che c'è scritto sullo shampoo, sul balsamo, c'è scritto, vabbè, che aiutano a mantenere i capelli morbidi e corposi senza appesantirli. Qua con la cheratina, rinforzare la fibra capillare rendendo i capelli morbidi visibilmente più sani. E qui luminosi, visibilmente più sani senza appesantirli. Vabbè, comunque, shampoo e balsamo. Molto, molto, molto contenta, insomma, dei miei acquisti. Ripeto, non costano pochissimo perché comunque stiamo parlando di quasi 3 euro per 250 ml di prodotto. Sapete che io acquisto anche cose più economiche, ma così come ho acquistato cose magari anche più costose. Se pensiamo magari ai bagno doccia di Rocher che costano un pochettino di più per la stessa magari quantità, o se pensiamo agli shampoo, i balsamo di Balea, per esempio, che costano invece di meno per formati magari più grandi rispetto a questi. Quindi acquisto un po' di tutto anche trasportata dalle emozioni, diciamo così. Però se devo fare comunque una valutazione di INCI, di prodotto biologico certificato, il prezzo non è assolutamente male. Dovrebbe essere un'edizione limitata. Poi magari invece rimarrà in linea permanente, però bah, chissà, ripeto, è sempre difficile trovarle poi queste linee. Però ecco, pH Bio Vegetal mi ispirava non poco e quindi di questi prodotti che comunque utilizzo ho voluto prenderli tutti. Tra l'altro, guardando poi gli scaffali, ho visto che tra gli altri prodottini, in mezzo a quelli Sien, c'erano ancora shampoo e balsamo della linea pH Bio, quella precedente, quindi quella che io avevo già utilizzato. Quindi ho detto: ah, ma eccoli, a sto giro ci sono. Ed ero tentata, ho detto: prendo anche questi. Poi ho detto: Martina, ma aspetta un attimo, stai calma, hai già preso tre di questi. Il prezzo era pure più elevato perché quello costava 2,99 anziché 2,89, cosa che boh, mi è pure strana perché non capisco questa differenza di prezzo di 10 centesimi per una linea vecchia rispetto a una nuova. Questi non è che erano in promozione, è una linea nuova. Boh, vabbè. Sta di fatto che ho detto no, quelli li ho già provati, ho visto che ci sono, se mi va di culo che quando finisco questi ancora li trovo, so che insomma ci sono, ci guarderò e magari li riprenderò. A sto giro però concentriamoci su queste novità e acquistiamo queste. E quindi così ho fatto. Poi, non contenta, c'erano altre due cosine. Allora, sempre per i capelli ho voluto prendere questa maschera alla papaya che ovviamente visivamente cosa vi ricorda? Io non lo sapevo sinceramente che Sien avesse fatto questa, diciamo, imitazione delle maschere, degli shampoo e di balsamo di Fructis Garnier.
che io, a me piacciono le maschere, le adoro. Quella, la papaya, è una delle mie preferite in assoluto. Non le ho provate tutte, ma tra quelle che ho provato, sicuramente la mia preferita. E ho visto che c'erano appunto shampoo, balsamo e maschera alla banana e alla papaya come appunto imitazione, diciamo così, ovviamente a un prezzo ridotto, prezzi Shein, quindi non so, sempre sui 2-3 euro, di appunto shampoo, balsamo e maschere simili, ecco, a quelle Garnier, proprio, cioè sia come colore che ovviamente ingredienti, banana. La famosissima maschera alla banana, così come quella che adoro io alla papaya. Per cui mi sono lasciata tentare un po' anche per fare una prova, per fare un confronto, obiettivamente sì, per un piccolo prezzo, perché questa l'ho pagata, maschera papaya, 2,49 € per 400 ml, quindi lo stesso identico formato delle maschere Garnier. Questo ha 98% di ingredienti di origine naturale, acqua compresa, boh, vabbè, con oli vegetali, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata. Questa, la papaya, è per capelli secchi, è vegan, ovviamente è un prodotto non certificato, non bio, niente di tutto ciò. Non sono andata ad analizzare più di tanto l'INCI, so che quelle Garnier hanno un buon INCI. Però l'utilizzo praticamente è il medesimo, perché dice Air Fructis maschera per capelli 3 in 1 al profumo di papaya by Sien, per capelli morbidi e forti. Uso 1 come balsamo dopo lo shampoo, 2 come trattamento intensivo, 3 come siero per punte senza risciacquo. Quindi gli stessi identici modi in cui comunque possiamo andare a utilizzare anche quella Garnier. Forse quella era pre-shampoo, dopo shampoo e leave-in, però insomma siamo lì. Cosa dice? Vabbè, niente di che. 12 mesi di PAO, 400 ml, e sono molto 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 curiosa di andare a provarla. Voi l'avete provata? Cosa pensate di questi prodotti? Dupe, diciamo così, di Garnier. Sicuramente ci sarà una differenza. Mi auguro che non sia così spiccata questa differenza, perché invece la differenza di prezzo c'è: 2,49 e i più o meno circa 5 euro alla quale potete trovare quelle Garnier. Capite bene che è una bella differenza di prezzo, che se non è compensata anche dall'effettivo valore del prodotto, insomma, potrei rivalutare anche magari di acquistare di nuovo anche questo, perché no? E quindi staremo a vedere. Sono molto 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 curiosa. Sicuramente poi vi farò un video a riguardo. Poi, ultimo prodottino, mi sono lasciata tentare, ho anche rotto la confezione, vabbè. Ho visto che era rimasto una sola referenza di questa linea Sien, la Cellular Beauty, che era uscita un bel po' di tempo fa. Io adesso non so quanto tempo fa, io non avevo acquistato nulla perché appunto non ero andata in missione per cercare prodotti quella volta, però era una linea di cui ho sentito parlare da diverse YouTuber. Tante ragazze, insomma, l'hanno acquistata, l'hanno provata e l'hanno amata, e avendo trovato appunto il siero, ho deciso di acquistarlo per 3,79 euro. Ero molto indecisa, devo dire la verità, perché non ne ho proprio bisogno in questo momento, perché ho diversi sieri e in più devo stare un pochettino attenta a quello che vado a utilizzare. Non ero certissima dell'utilizzo di questo per gli ingredienti in questo momento, però comunque stiamo parlando di 3 euro, quasi 4, ok? Però per un siero da classici 30 ml, 12 mesi di PAO, che sicuramente, essendo poi una linea anche questa in edizione limitata, appunto potevo avere difficoltà a ritrovare, visto che era rimasto una sola referenza di tutta la linea, che appunto era il siero. Ho detto: no, vabbè, dai, ascolta, io lo prendo. Non lo utilizzerò adesso, però lo utilizzerò sicuramente più avanti. Visto che l'ho trovato, prendiamolo.
E questo è per la cura della vostra pelle. Provate. No, scusate, leggevo la cosa più inutile. Allora, formula idratante con miramase, che non ho idea di cosa sia, sinceramente. Aiuta il rinnovamento cellulare della pelle per una pelle dell'aspetto impeccabile. Idrata la pelle intensamente. Aiuta il rinnovamento cellulare della pelle e dona alla pelle un aspetto fresco per una pelle radiosa e bella. Nelle indicazioni dell'età dovrebbe andare bene per la mia fascia di età. L'incio è piuttosto lungo e arzigogolato, ma non vedo cose particolarmente schifose all'interno, almeno non vedo. No, non mi sembra di vedere petrolati o cose così, insomma. Non vedo neanche alcol, se non sbaglio. Non mi sembra malissimo, ecco. E allora, vi leggo un attimino quello che dice, perché non mi ricordo neanch'io. Effetti. Con il passare degli anni la pelle perde elasticità e luminosità. Sia in Cellular Beauty, siero con Miramase, sì, Miramase, l'ho detto giusto, dona, cioè non so se dice così, però è scritto così, dona alla pelle un aspetto più fresco e luminoso. Applicare mattina e sera dopo la detersione quotidiana, distribuire su viso e collo e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento, non applicare su contorno occhi. Vabbè, grazie. Tollerabilità cutanea dermatologicamente testata. Questo Miramase è un estratto della pianta Mirotamnus flabellifolus. Che cos'è? Non ne ho idea. Comunque, vabbè, niente. Tra l'altro, vabbè, volevo aprirlo e ho rotto anche la scatola perché volevo vedere dentro com'era. Quindi, già che ve lo faccio vedere. Ed è un siero in crema praticamente, perché vedete che è bianco, con la boccettina in vetro che mi piace molto e non guasta mai. E nulla. Bah, vedremo. Non sarà sicuramente un prodotto che metto in uso a breve, ecco, perché sto utilizzando altro, però magari quest'inverno, ecco, potrebbe andare bene. Adesso che viene la bella stagione preligo, cose un po' più fresche. Questo a vederlo così, essendo così bianco, cremoso, lattiginoso, mi sa di qualcosa di un pochettino più pesantino che per me andrà meglio d'inverno. Bah, vedremo. Comunque, vabbè, intanto l'ho preso. E poi vedremo. Anzi, se l'avete utilizzato, insomma, fatemi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa ne pensate. E ultima cosa, ma vabbè, era un omaggio, mi hanno dato questo robino qui, che mi sta cadendo, che è praticamente è un mini vaso con un mini orto. Carino. E vabbè, niente, era un omaggio per la spesa, questo mini orto, mi fa un po' ridere, ho un orto gigantesco fuori casa, però ho anche il mini orto. E nulla, questo è tutto. Io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi fatto scoprire dei prodotti che magari non sapevate fossero usciti di PHBio, che potete appunto reperire da Sien. Quindi se avete da Sien, da Lidl, scusate, se avete un Lidl vicino, correte in negozio e controllate che magari la linea è ancora disponibile anche appunto nel vostro punto vendita. Secondo me ne vale la pena, conoscendo appunto PHBio e insomma, i suoi prodotti già utilizzati in passato, secondo me sono degli ottimi acquisti e degli ottimi prodotti. E niente, questo è tutto, io vi mando un bacione. E al prossimo video. Ciao ciao!